Nelle scorse ore è saltata fuori una notizia su Alex e Luigi che ha scatenato i commenti polemici e ironici dei fan. Cos'è successo? Briga e Giordana Angi sono tra i fondatori dell'etichetta musicale di Amici. Il talent show di Maria De Filippi ha fatto un ulteriore passo avanti per supportare i sogni dei giovani talenti. Ai ballerini da sempre viene offerto di far parte del corpo di ballo dei professionisti e tantissimi che sono stati allievi lavorano anche solo al serale, per esempio, dove servono più professionisti rispetto al pomeridiano. C'era bisogno di fare qualcosa in più anche per i cantanti e così tutto lo staff musicale che supporta i cantanti nel percorso potrà farlo anche a percorso terminato. Da ieri infatti non si fa che parlare della 21 Co., casa discografica di Briga e Giordana Angi e non solo. Il motivo? Con la 21 Co. hanno firmato Alex Rina e Luigi Strangis, due dei preferiti da casa di quest'anno. Albe pare abbia firmato con la Warner, mentre Sissi con la Sugar, LDA fa parte della famiglia Sony. Dello staff di questa nuova casa discografica fanno parte anche Gabriele Costanzo, figlio di Maria e Maurizio che lavora anche a Witty TV, e Memo Giovenco, responsabile musicale di Amici. C'è anche Emanuela Sempio, autrice televisiva della Fascino. Proprio lo staff della Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, hanno confermato a Rockall nelle scorse ore che questa etichetta metterà a disposizione dei ragazzi tutto il team di Amici. Un progetto nato per accompagnare i giovani artisti nella crescita musicale, facendo sì che non vengano solo masticati e gettati via dalle case discografiche più grandi. Alex e Luigi hanno accettato di firmare con la 21 Co. e questo ha scatenato l'ironia pungente di una parte dei loro fan. Alcuni infatti si aspettavano un contratto con una major, quindi è partita la solita polemica facile. Così oggi Giordana Angi ha replicato alle polemiche dei fan di Luigi e Alex, postando anche le parole dei due allievi. Alex e Luigi hanno spiegato perché hanno scelto la 21 Co., confermando di credere molto in questo progetto e soprattutto si sono detti ben contenti di proseguire con le persone che li hanno fatti crescere in questi mesi. Pare infatti che ci sia stato l'interesse di alcune major anche per loro due, che però hanno preferito la 21 Co. Giordana ha letteralmente sbottato sui social.